vorrei parlare del mio nuovo progetto che ho chiamato Alethea, che nasce dalla sperimentazione del suono del pianoforte con la sordina abbassata. Sono Johannes Bickler e compongo musica da sempre, da quando ricordi. E il 21 dicembre, il giorno del solstizio d'inverno, uscirà il mio nuovo EP che conterrà 4 brani che ho composto durante questo periodo di disvelamento. Lo stesso giorno partirà la vera missione del progetto Alethea, che è il viaggio. Sarà un viaggio che mi porterà in giro per l'Italia, un viaggio di dialogo, di condivisione, e è un viaggio che condividerò con altri sognatori che ospiteranno il mio concerto in sordina, in luoghi intimi e raccolti, e insieme realizzeremo questo mio grande sogno. Ora ve ne presento alcuni. Penso che sia una bellissima iniziativa e la cosa ancora più bella è che questa iniziativa possa essere fatta appunto nella mia casa. Mi piace tantissimo sia per il fatto che si può riuscire a trovare un'interazione tra le persone, perché la musica può unire le diverse persone anche se non si parla la stessa lingua o si ha diverse opinioni sulla vita, comunque la musica è un modo per riuscire a unire tutti. Dunque questo progetto mi dà come una sorta di ispirazione per quello che potrà essere un giorno il mio futuro. Il mio sogno è creare delle esperienze nelle case delle persone dove l'intimità tra lo spettatore e il musicista o l'artista è massima. Quindi sono molto contento di ospitare una data del progetto di Johannes e non vedo l'ora che sia quel giorno. Poter accogliere qui la musica e persone con una sensibilità fine che vogliono condividere esperienze, sogni di bellezza, di armonia e di trovare nuovi modi di stare insieme. Portare bellezza nel mondo è importante e farlo insieme. E quindi per me è importante farlo così, insieme alle persone e a voi che verrete qua. Adoro la musica nelle sue molteplicità e mi intriga, e provo a parlare in sordina, mi intriga il immaginare una musica in punta di piedi. Vale, che cosa ci affascina dell'ospitare il progetto di Johannes Bickler qui a Porto X? Che cosa ci affascina? Tutto ci affascina di questo progetto. Fin dal primo momento in cui abbiamo letto la presentazione ci è risuonata forte una sensazione di riconoscimento, di appartenenza nei temi, nel linguaggio, nelle intenzioni, qualcosa di profondamente affine e magico che ci ha scaldato il cuore. E poi ci sta simpatico questo faccione di Johannes con la barbona, con gli occhialini alla John Lennon. Vai. Il progetto Alethea nasce nella musica e vuole andare oltre la musica attraverso il viaggio. Infatti nel viaggio vogliamo creare una rete di persone, di sognatori che si sostengono nella realizzazione di progetti e sogni. Se anche tu vuoi partecipare a questa comunità di realizzatori di sogni, puoi farlo sostenendo o partecipando al progetto Alethea. Ad esempio contattandoci per organizzare insieme una tappa del tour intimo, oppure puoi farlo in diversi altri modi che puoi scoprire attraverso il nostro sito internet. Grazie. A presto.